Allora, Marco, com'è stato entrare in questa grande famiglia di Un Passo dal Cielo? È stato bello perché, come dici tu, è una famiglia e come tutte le famiglie accolgono. No, non c'è una porta chiusa, quindi è stato un piacere. Senti, di questo personaggio Nathan, qual è l'aspetto che più ti ha colpito del personaggio? Mi ha colpito la sua autenticità e il suo essere così consapevole dei propri mezzi. Lui è un personaggio che ha rinnegato la civiltà per tornare a vivere nella natura, vive da solo nella natura, rispetta la natura e quindi mi ha lasciato molto questo, soprattutto in un periodo storico di così grande consumo, irresponsabile. Ecco. Nathan è un giusto che vuole il bene per sé, ma soprattutto per quello che è la natura tutta. Ecco, abbiamo già visto comunque dal trailer in qualche modo ti abbiamo visto insomma in azione. C'è stata una intensa preparazione fisica per il tuo personaggio? È stata faticosissima, sicuramente sul lavoro è stata la cosa più impegnativa che ho fatto. E la Lux mi ha fatto preparare ad hoc in questo senso. Ad hoc fa ridere, vero? Sempre con la Lux. Però per Un Passo dal Cielo è stato bellissimo, mi sono fatto un mese di scuola stunt, una preparazione atletica impressionante. Spero che poi appunto abbia portato i suoi frutti. Per me è stato divertentissimo. Correre, saltare, tirare con l'arco, fare capriole, andare a cavallo, insomma è stato bello. Però penso che una palestra già l'avevi fatta in Blackout. In Blackout la serie, sì, che insomma sì. Era stata... Sì, sì, diciamo a livello di montagna, già sapevo camminare tra i monti, ecco, quello sì. Però diciamo lì a livello fisico non faccio quello che faccio qui in Un Passo dal Cielo, che è... Senti, prima parlavi del rapporto con la natura, pensi che i giovani di oggi siano più sensibili a questa tematica del rispetto dell'ambiente? Non lo so, mi viene in mente Greta Thunberg, ma nel senso non lo so, soprattutto i ragazzi che vivono nelle metropoli, nelle grandi città, devo dire la verità, gli adolescenti, soprattutto i ventenni, quindicenni, non lo so quanto siano affezionati a questa tematica che invece è fondamentale. Nathan lo è e questa è una cosa che mi ha lasciato piacevolmente colpito, è stato bellissimo riaffrontare, diciamo così, la natura, la montagna dal suo punto di vista, che è quello di non caccio per fare grandi numeri, caccio per sopravvivenza come si faceva una volta, e quindi è proprio un prendere quello che è necessario, non fare scorte di input che poi alla fine ti fanno solo stare un po' troppo confuso, ecco. Senti, tu sei anche un personaggio comunque di Doc, e quindi è inevitabile la domanda, però c'è la notizia che si farà un remake anche in America, la Fox sta producendo. No, ti chiedo se c'è un attore americano che vorresti che interpretasse il tuo ruolo. Leonardo DiCaprio. Poi dici niente. Matthew McConaughey. Mi dici niente, Al Pacino, vabbè ho capito, non può, dai, è un po' troppo, vabbè, basta. Perfetto, sì. Grazie. Grazie.